stata nonostante questo momento di impasse tra loro. Al momento se lo sono, ma lo Insomma. sono, ognuno vuole i propri, può far valere i propri diritti. Ma ci mancherebbe, io rispetto la posizione di Barbara e di Marco, come ho detto, stanno in un momento loro particolare, però quello che io riferisco loro è che dinanzi al bambino non devono avere dei conflitti, devono apparire in quella situazione complici, affiatati per il bambino, che poi il bambino ritorna a casa della mamma, vuole stare con il padre e questo poi si evolverà, poi si vedrà. E Però si io valuterà. l'unico consiglio che do è perlomeno evitare dei momenti di conflitto relazionale tra i coniugi. Ci stiamo lavorando. Io volevo dire una cosa dal punto di vista educativo, che è fondamentale che il bambino non venga coinvolto nelle dinamiche che ci sono tra i due genitori, per cui per evitare che poi lui entri in questa spirale, cioè nel senso che anche il bambino va tutelato ai diritti più di quelli dell'adulto, che comunque sono, cioè vuol dire un adulto è più strutturato rispetto a un bambino Il tutto tendenzialmente. nel bene del Sì, bambino, sono ovviamente. d'accordo, Si sta sono lavorando su d'accordo. questo. Esatto, perché poi dopo, altrimenti poi ci sono delle ricadute sul bambino che poi anche a scuola oppure che poi si possono vedere, per cui anche dal punto di vista scolastico sarà bene un pochino tutelare questo aspetto qui. Appunto, allora anche io intervengo come psichiatra, allora direi appunto di favorire l'equilibrio. Sentite? Sì, si sente, sì. Di favorire appunto l'equilibrio della l'integrità, insomma, psicofisica del bambino e magari, non so, prendermi in cura, non so, oppure fare una terapia di coppia per i genitori in maniera che Quello stavo da dicendo, gestire meglio. stavo per proporlo anch'io questo. Una Da gestire psicoterapia di meglio, coppia diciamo, senza il bambino, dei genitori. esatto, Ok. nel senso sostenere i genitori per gestire meglio appunto questa conflittualità o la. Mi viene in mente, penso che questo possa essere un ruolo di uno psichiatra, barra psicologo, adesso non so esattamente come Psicoterapeuta, considerare questa psicoterapeuta. parte. Psicoterapeuta, considerare Ok. questa parte appunto emotiva e di equilibrio del bambino, cioè quindi non strumentalizzare il bambino per finalità, insomma, ecco, così. Sono ritornati Barbara e Marco di nuovo per chiedermi come mai Lorenzo, lo vediamo un pochettino taciturno, io ho consigliato loro di far praticare degli sport, di tenerlo impegnato in attività extra, quindi palestra e tanti altri, cioè chiedere prima di tutto a Lorenzo quali sono i suoi interessi e casomai iscriverlo a qualche disciplina lui preferita, proprio per distrarlo. E l'avvocato Sì. diceva che la mamma non è molto favorevole al calcio e agli allenamenti, però diciamo così, cioè, se vogliamo mantenere un benessere e soprattutto mantenere i suoi interessi, una cosa comunque dove lui si sente capace e anche gratificato, cioè è fondamentale che sono i genitori che devono tutelare gli interessi e in primis i diritti del bambino. Il papà è disponibile, la mamma no, non se ne vuole Sì, prendere ma carico io da credo che solo. noi come equipe possiamo intervenire sulla mamma per il bene del bambino, tutti insieme per cercare di orientare la situazione nei confronti, per mettere in primo piano il bene del bambino, quindi farlo frequentare sport e tutto il resto. La mamma penso che di fronte ad un'equipe, Penso come? sia molto arrabbiata col marito e Col marito, quindi ma di fronte ad ha questa un'equipe non penso difesa che. nei confronti. Ok. Invito la signora Barbara di farsi aiutare.
perché la vedo molto resistente in certe sue idee. Quindi invito la signora Barbara, casomai ha bisogno in questo momento, sempre se lei lo desidera, farsi aiutare per il benessere del bambino. Bene, ragazzi. Sì, Isabella.